Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, le Dolomiti Patrimonio UNESCO. C'è stato un forum qualche giorno fa proprio dei siti UNESCO del turismo sostenibile. Il sito UNESCO è tenutosi a Castelbrando, nelle colline del Prosecco, nel cuore delle colline del Prosecco. Allora andiamo proprio nel cuore delle colline del Prosecco per farci raccontare com'è andata da Giuliano Vantaggi. Il titolo è un po' difficile, Site Manager Colline del Prosecco UNESCO, se non ricordo male. Insomma, in sintesi, insomma, è questo. Ciao Giuliano, benvenuto Ciao nei nostri Claudio, studi. intanto grazie per l'invito. Sì, abbiamo in questi giorni veramente finito e ultimato questo forum. Si è parlato moltissimo di turismo con i più grandi esperti di turismo internazionale e soprattutto si è parlato, ed è importante, di gestione dei flussi turistici, non tanto di parole abusate come overtourismo, cose del genere, ma di gestione vera e propria dei flussi turistici, perché oggi noi abbiamo un obbligo che è quello di gestire chi viene a trovarci. Certo, quindi gestione dei flussi turistici assieme, quindi c'era i siti UNESCO, le Dolomiti, le colline del Prosecco Venezia, ma anche altri siti provenienti da tutta Italia e anche fuori, Giuliano, vi siete Sì. confrontati anche con l'estero? C'erano Langhe, Roero, Monferrato, c'era la parte delle Cinque Terre, c'era la parte della Costiera Amalfitana, c'era la Borgogna, c'era la zona del Tocai, quindi altre zone che ci hanno dato un risultato molto simile al nostro, del tipo di turismo che arriva in questi momenti, in questi anni, o comunque in questa fase che noi chiamiamo post-Covid ormai. Ecco, gestione dei flussi turistici, è accennato, spesso si associa questa frase all'overtourism. Mi sembra di capire che però il tuo punto di vista almeno non sia, cioè gestione dei flussi turistici non è overtourism, No, l'overtourism è l'eccesso dei flussi turistici, esatto, giusto? infatti bisogna veramente andare a gestirli, andare a calcolare perfettamente qual è la carrying capacity di una zona, cioè cosa una zona può dare in termini di posti letto, e poi bisogna gestire il turista che arriva soprattutto a livello internazionale, perché quello è il turista che arriva solamente diciamo dagli aeroporti o alcune volte dai porti, e che noi dobbiamo andare a gestire effettivamente, perché il numero di servizi che richiede un turista che arriva via aeroportuale è molto più alto del numero di servizi che richiede un turista che arriva a trovarsi in macchina. Anche perché poi a questi vanno aggiunti anche i turisti giornalieri e qui c'è anche il problema che si incrociano quindi questi flussi, no? Se abbiamo la ricettività alberghiera, ristorativa, completa, con i turisti in auto o internazionali con l'aereo, in più ci sono anche quelli giornalieri e quindi il rischio è come fare a calcolare appunto che non ci sia un eccesso di flussi turistici? C'è un modo, ne avete parlato? Allora, sì, no, noi stiamo applicando un modello che è il piano di gestione per il nostro sito, che prevede di crescere molto lentamente. Noi stiamo crescendo nel corso del tempo nei numeri. Le colline ormai hanno un turismo che va oltre i 600.000 pernottamenti annui per 15 comuni, e quindi noi cresciamo lentamente e calcoliamo perfettamente di non arrivare a meccanismi che possono essere meccanismi problematici, anche perché noi siamo una zona agricola, ma anche gli altri siti. La Borgogna parlava dello stesso identico meccanismo, di come riescono a diciamo giostrare i turisti su un territorio che è di oltre 30 comuni, quello della Borgogna, e tra visite in cantina e diciamo esperienze museali, come li gestiscono e come li fanno diciamo girare all'interno della zona. E così la zona del Tocai, le Cinque Terre, hanno parlato del meccanismo della Via dell'Amore, che ha dei picchi durante il tramonto, però durante il giorno non ci sono picchi di visita della Via dell'Amore. Quindi devono cercare nel corso del tempo di cercare di fare una piattaforma flat in modo che il turista la possa apprezzare tutto il giorno. Lì hanno per esempio creato un meccanismo di contingentamento a livello di treni in modo da non portare troppe persone. E quindi si sta veramente lavorando sulla gestione di questo turismo. Le Langhe uguale lavorano come noi su castelli, cantine, musei, in modo che le persone riescano veramente a avere un panorama completo della zona turistica. Un po' come le Dolomiti, anche le Dolomiti lavorano su questi temi di Sì, vario tipo, certo. perché l'esperienza museale delle Dolomiti è importante, ci sono musei veramente fenomenali. Mi viene in mente il Museo Cazzetta, ma non per citarne uno su tutti, o il Museo della Provincia, Etnografico della Provincia, ma bisogna veramente fare in modo che le persone possano avere in una giornata vari tipi di esperienze, da quella museale a quella outdoor, a quella adrenalinica, a quella
enogastronomica, in modo veramente da gestirgli la giornata intera. Certo, e da evitare anche il contingentamento, mi viene a dire, il numero chiuso sulle cantine. Sì, non c'è questo tipo Cioè, di problema. organizzando bene mi sembra di capire, e quindi si può evitare anche questo, no? Sì, non c'è questo tipo di problema in questo momento e ci sono chiaramente dei numeri massimi nella visita cantina, però veramente la persona apprezza. Quando sono 30-40 le persone che fanno la visita cantina, apprezza la narrazione della persona che Certo. l'accoglie, viene spiegato meglio il vino, viene spiegato meglio l'abbinamento cibo-vino e soprattutto viene spiegato meglio il territorio, perché noi stiamo formando tantissimo le nostre attività a narrare con i narratori della bellezza il territorio che è patrimonio dell'umanità. Ci hai parlato di un turismo in crescita nelle colline del Prosecco. I posti letto sono sufficienti? Pensate a nuovi posti letto mantenendo sempre la formula delle piccole strutture, magari con il turismo esperienziale, no? Sì. Tanto di moda questo termine, che comunque delle visite delle cantine e quant'altro, oppure applicare un modello diverso. Servirebbe qualche grande albergo nelle colline del Prosecco? Allora, per noi nel piano di gestione non è possibile costruire grandi alberghi all'interno dei piccoli comuni, ma solo riqualificare le piccolissime strutture. Grandi alberghi possono esserci nelle zone di Conegliano, nelle zone di Vittorio Veneto Centro, dove magari sono riqualificazioni di ex lanifici piuttosto che di ex opifici. Oppure nella zona di Valdobbiadene Centro o di Pieve di Soligo Centro, ma fuori nel mondo delle colline non è possibile fare altri hotel, ma solo riqualificare piccole strutture, tra l'altro come erano una volta, quindi noi dobbiamo riportarle come erano una volta. I posti letto sono passati negli ultimi 5 anni da 2719 a quasi 5000 nel 2025. E quindi sono quasi raddoppiati, danno al turista una possibilità veramente di svariare nelle esperienze ricettive all'interno delle colline, puoi dormire dalle case in botte, a farti l'idromassaggio in vigna, avere spa incredibili da oltre 2000 metri quadrati. E quindi oggi il turista veramente ha una scelta ampissima e ci viene a trovare molto volentieri. Sentito una grande esperienza anche il turismo dolomitico, chiaramente. Come vedi il fatto della destagionalizzazione? Cioè, voi adesso vivete un momento di alta stagione, credo, con anche numerosi eventi, voglio dire, delle gare di corse che verranno fatte a breve, quindi riempite anche con il turismo internazionale. Nelle Dolomiti, invece, nelle vallate turistiche, ora magari in questo periodo si fa fatica anche a trovare qualche ristorante aperto o da fermarsi a dormire, allora è un'utopia pensare di poter lavorare 12 mesi all'anno anche nelle Dolomiti, Giuliano. No, no, assolutamente no. Ormai nel mondo non si parla neanche più di destagionalizzazione, ma si parla di turismo 365 giorni all'anno. Bisogna veramente trovare la quadra, cioè riuscire a vendere il foliage come deve essere venduto nella parte autunnale, riuscire a vendere le esperienze enogastronomiche della parte autunnale, come non è facilissimo nell'alta parte delle Dolomiti, ma nella bassa parte delle Dolomiti, cominciare a vendere le fioriture. Perché noi veramente abbiamo una provincia, la provincia di Belluno, che nella parte bassa parte con delle fioriture che nella parte alta vedi un mese dopo. Quindi tu puoi avere una fioritura veramente di quasi 2 mesi e mezzo ed è importantissimo per il turista. A me viene in mente quando spingevamo forte sui colori, il turista riesce a vedere i crocus ancora a fine maggio nelle Dolomiti, magari nelle vette feltrine lo vede ai primi di aprile, questo per darti un'idea di fioritura, Certo, ma anche il tarassaco se tu lo vedi fiorire in maniera diversa. Noi bisogna vedere la nostra provincia, che è meravigliosa, la provincia di Belluno, in tutti i mesi dell'anno ci sono esperienze di tutti i certo. tipi. Anche perché tu hai parlato di un turismo internazionale, no? In crescita nelle colline del Prosecco, il turismo internazionale, chiaramente i tre siti UNESCO del Veneto, Venezia, Colline del Prosecco, Dolomiti, e quindi un pacchetto che possa prevedere anche nella fuori stagione, questo tipo di visite, secondo te potrebbe essere il futuro questo? Assolutamente, anche perché tutti i tre siti si completano, soprattutto andiamo verso le Olimpiadi, sarà quella la direttrice, Venezia, Colline del Prosecco, Dolomiti, quindi anche in inverno si completano ed è molto importante perché il turista internazionale per noi ora è oltre il 60%, ci viene a trovare e vuole veramente vedere uno specchio del Veneto che è a un'ora di strada, nel senso che se io soggiorno in Val Belluna, piuttosto che nelle colline Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in un'ora vedo Verona, Vicenza, le ville venete, vedo Padova, Orbspichta, vedo le Dolomiti. Immagina un turista che si trova a vedere nel Veneto 9 siti UNESCO materiali. Per
due siti UNESCO immateriali, 4 MAB, Man and Biosphere, e un riconoscimento degli atti del Vajont come registro della memoria del mondo. 14 riconoscimenti al Veneto, se hai un'idea, l'Argentina ne ha 14, ma l'Argentina, sì, il Veneto è grande come un decimo della provincia di Buenos Aires. Certo, certo. Quindi per un turista internazionale vedere tutte queste cose è fondamentale. Oggi bisogna veramente gestirlo in questo modo, fare in modo che passi da un territorio all'altro. Anche perché così magari il turista è invogliato anche a soggiornare per qualche giorno in più, no? Magari, visto che fa un grande viaggio. Ma esistono delle offerte specifiche in questo caso? Stanno già arrivando, io vedo, lavoro moltissimo con i grandi provider, Airbnb e Booking, e vedo come stanno lavorando loro sull'experience all'interno dei territori del Veneto, ma in generale lo fanno per tutta Italia, per tutta Europa e per tutto il mondo. Ma veramente loro stanno già lavorando su questo aspetto, perché è la richiesta internazionale che vuole questo, vuole vedere tante cose in un viaggio di 7 giorni o 14 giorni. Chi invece sta poco vuole addirittura vedere tante cose in pochi giorni. Chiaro. Quindi scordiamoci la vacanza di una settimana nello stesso posto, giusto? È questo il futuro. Allora, diciamo che esiste ancora in alcuni meccanismi, mi viene in mente la settimana bianca, sì. Esiste, però sempre di più esiste il fatto di provare tantissime esperienze all'interno di una settimana. Se io in quella settimana dove scio un giorno è brutto, magari posso anche prendere la macchina e andare a fare la spa da qualche parte, oppure decidere di fare la spa all'interno del mio hotel. Ma posso anche decidere di andare a vedere un museo, o decidere di andare a vedere, o non so, di andare a mangiare qualcos'altro. Bisogna veramente andare incontro a quella che è la domanda internazionale. Oggi la domanda internazionale dice che vuole fare moltissime cose un turista anche in poco tempo. Giuliano, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, grazie mille per le informazioni che ci hai dato. Allora, buon lavoro a te e a tutti gli amici delle colline del Prosecco Sito UNESCO. Grazie a Giuliano Vantaggi. Grazie, grazie. A voi tutti grazie per il gentile ascolto, arrivederci la prossima settimana.